Ragazzi, mi sono stufato di approfondire sempre gli stessi argomenti. Adesso, cosa significa questo tema sugli immigrati? Che vorresti dire? Se ne devono andare. Ma quanti ne sono? Nessuno lo sa. Non è certo un problema nostro. Che ci pensassero gli altri, perché deve toccare sempre solo all'Italia? La gente non ne può più. Dai ragazzi, dobbiamo sbrigarci perché il professore ci aspetta in classe per cominciare. Poi abbiamo pure la lettura da fare, speriamo che non sia la solita noia. Il professore mi ha chiesto di iniziare leggendo questo brano che riguarda gli immigrati. Lui arriverà dopo. Allora, sentite. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano. Aspetta, aspetta. Quelli che stai dicendo tu sono gli zingari. Per cortesia, non interrompete. Adesso continuo. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza munita di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Questi lo so chi sono. Sono gli albanesi. Dai, fate silenzio e ascoltate. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati diventano violenti. Le nostre donne li evitano, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri. Ve l'avevo detto, sono rumeni, è chiaro e lampante. Fatela finita e fatemi continuare. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Vi siete sbagliati tutti. Dai, è chiaro che sono tutti quegli africani che veniamo anche nella nostra città, che sono buoni a fare niente e a prendere i soldi. Ah, ecco. Adesso arriva il bello. Finisci, per favore. Non ce la faccio più a sentir parlare di tutte queste persone che vengono solo a rovinare l'Italia. Voi che dite che sono gli albanesi, gli africani, i rumeni? Udite, udite. Sono gli italiani. Dalla relazione dell'Ispettorato per l'immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. Ottobre 1912. La relazione si conclude con una proposta. Propongo che si privilegino i veneti e i lombardi. Gli altri provengono dal sud dell'Italia. Vi invito a controllare i documenti di provenienza. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione. Diciamo la verità. È sembrato un girotondo di illazioni e di responsabilità altrui. Non abbiamo capito nulla, perché non li dobbiamo solo aiutare, ma soprattutto saperli accogliere. Certo, limitandone il numero. Altrimenti il girotondo si ripete. Tra l'odio che rincorre l'inospitalità, che rincorre l'emarginazione, che rincorre la violenza, che rincorre la disumanità. Insomma, in questo girotondo finiscono tutti giù per terra.